Buongiorno, oggi un nuovo video, è un video in collaborazione con un'azienda che mi ha mandato dei prodotti da provare. E questa azienda si chiama Tanta Voglia Di. Io stavo girovagando per il web perché cercavo delle cose per il regalo di Natale. Sono finita in questo sito e sono rimasta incuriositissima. Incuriositissima non si dice, però vabbè, molto incuriosita dai prodotti della linea proprio loro, che porta il loro nome, cioè Tanta Voglia Di. Sono prodotti naturali che promettono, insomma, di essere naturali e biologici, quindi ho mandato una mail e ho chiesto informazioni. Sono stati molto gentili perché mi hanno risposto con una lunga mail in cui mi spiegavano appunto la filosofia dei loro prodotti. Mi spiegavano il fatto che comunque, essendo prodotti naturali, non dovevo aspettarmi certe prestazioni date dai prodotti che non sono naturali, insomma, cosa aspettarmi e cosa no, quindi insomma sono stati molto gentili. Io ho chiesto se avevano voglia di collaborare con me e col mio canale, facendomi provare alcuni dei loro prodotti e per poi insomma recensirli. Apro una piccola parentesi, ho intenzione di fare oramai con l'anno nuovo, di sicuro, anche se forse ci finisce anche questo video nell'anno nuovo, comunque prossimamente un video che parla proprio delle collaborazioni su YouTube. Io sono sempre stata molto sincera con le poche collaborazioni che ho fatto nel mio canale, sia nel dirvi che era una collaborazione, sia nel dirvi cosa pensavo realmente di quello che mi era stato mandato, sempre con educazione, sia nel dirvi se la collaborazione l'avevo chiesta io o mi era stata richiesta, perché vedo, leggo, ma soprattutto ascolto su YouTube cose che voi umani non avete mai visto, insomma. Quindi insomma penso ci sia bisogno di chiarire un po' di cose, perché comunque io non capisco perché certe persone debbano dire delle stupidaggini. Comunque, bando alle ciance, mi hanno mandato un pacchettone, mi è arrivato ieri. Allora, questo pacchettone, vi faccio vedere come si presentavano i prodotti, perché io ieri li ho già aperti, perché altrimenti veramente facevamo capodanno cinese. Ci va a venire il capodanno cinese. E quindi, allora, le cose che vi faccio vedere io sono prodotti che sono appunto in confezioni particolari, ma che voi potete benissimo trovare sul sito, se ne avete voglia di andare a guardare, anche singolarmente, nel senso non impacchettati. Ecco qua, vi faccio vedere come erano impacchettati singolarmente questi prodotti. Qui appunto c'è questa specie di non le metterò mai a fuoco, comunque molto bene, in questa specie di sacchetto che sembra aiuta ma non lo è. Qui c'è il loro nome con questa specie di chiudino ferma pacchettino. Dunque, io gli altri, vi ripeto, li ho già aperti, altrimenti facevamo notte. E dentro il primo pacchetto trovo detergente intimo camomilla, calendula e fiordaliso. Eccolo qui. Allora, hanno tutti dei profumi molto molto delicati, io ieri li ho sentiti, comunque sono prerogativa dei prodotti biologici. Detergente intimo alla camomilla, detergente biologico alla camomilla con estratto di fiori di camomilla. Mi riservo di provarlo, ovviamente, come tutto quello che vi farò vedere ora, e di dirvi poi cosa ne penso. Allora, dentro quest'altro pacchettino che è uscito trovo un balsamo all'avena. Voi vedete che hanno tutte queste etichette un po' vintage, infatti c'è scritto old style, si chiama Capelli d'Angelo. Anche qui sono 250 ml, un prodotto vegan, anche qui c'è scritto vegan, sono prodotti vegani e made in Italy assolutamente. Ecco qua. Dentro, scusate, dentro sempre il pacchettino dove c'era il balsamo trovo un pettinino di legno. Poi, vediamo un po', quest'altro pacchettino troviamo un bagnoschiuma alla camomilla. Io adoro la camomilla. Anche questo prodotto vegan, made in Italy come tutti i loro prodotti. Quelli che si infila la manina, vi dicevo, e si scartavetra la pelluccia. Poi andiamo col prossimo prodotto, cerco di essere breve
Qui troviamo una crema per il corpo, aloe, karité e tiglio. Sempre 250 ml, molto comodo l'erogatore fatto così perché io lo adoro, altrimenti mi finiscono quantità improbabili di crema nelle mani. Dentro troviamo questa specie di pochettina che in realtà poi è uno specchietto, io ora non vi voglio accecare, e questo è quanto. Poi altro sacchettino con un altro bagno schiuma all'argan, è questo qui. Sempre dentro il pacchettino poi troviamo un altro guantino da scrub. Poi nell'ultimo pacchettino che vi faccio vedere ho trovato uno shampoo all'aloe. Se mi mettessi a fuoco io, ecco, uno shampoo all'aloe. Poi anche qui un altro pettinino. Ho trovato poi dentro il pacchetto appunto un sacchettino di questi. Io penso che qui dentro ci vadano poi i prodotti per portarseli a spasso per casa o da tenere appesi in bagno. Molto carino, questa mi sembra proprio Yuta. Ho poi trovato all'interno anche due saponi sempre con la loro marca, che sono profumatissimi, cioè il pacco chiuso profumava grazie a questi praticamente. Ottimi, io adoro i profumi, adoro i profumi, ma adoro da morire i saponi, le saponette. Questo è il profumo Terra d'Oriente, non contengono SLES, parabeni e oli minerali, 12 mesi, emozioni e sapone. Questo invece è all'ambra. Allora, tutti i prodotti che vi ho fatto vedere li potete trovare, se volete darci un'occhiata, insomma, nel link che vi metto sotto. Sono prodotti biologici, testati dermatologicamente, vegan e testati al nickel e made in Italy. Io sono passata al bio tempo fa per quanto riguarda la cura della della hair care routine, ma con i risultati pessimi. Perché comunque ho scelto un periodo per fare questo passaggio che non era dei migliori, nel senso che comunque ho scelto l'estate prima di andare al mare, quindi insomma il passaggio al biologico, soprattutto per quanto riguarda la cura dei capelli, mi hanno spiegato che è un po' problematico, nel senso che ci vuole tempo perché il capello si abitui a non ricevere certi tipi di ingredienti che sono presenti nei prodotti non naturali, e perché questi prodotti vengano via dal proprio capello ci vuole del tempo. Per la pelle invece io utilizzo prodotti biologici da un po' di tempo, perché o comunque con inci accettabili. Io ho un problema alla pelle che ho da diversi anni, che è un problema di forte prurito. Mi hanno fatto esami su esami, insomma io e il mio dottore siamo arrivati alla conclusione, dato che questo problema si presentava verso fine settembre e arrivava fino a questo periodo, questo forte problema di prurito, soprattutto nelle braccia, abbiamo capito che era causato probabilmente dall'esposizione al sole. Ho avuto problemi con l'esposizione al sole, diciamo, pur essendo non essendo stata mai una lucertola, io esponendomi al sole e abbronzandomi soprattutto le braccia, quando tornavo a casa e questa abbronzatura veniva via, avevo difficoltà insomma a perdere l'abbronzatura nelle braccia, non si sa per quale motivo, e utilizzo prodotti che non vanno insomma a peggiorare questa situazione. In più non prendo assolutamente sole da nessuna parte, neanche nelle braccia. Io ho finito, vi saluto, ci sentiamo presto, vi farò sapere cosa ne penso, ringrazio tantissimo Tanta Voglia di per avermi inviato questi prodotti, ci vediamo presto, ciao ciao!